Benvenuti nel mio canale YouTube e nel podcast L'Anestesista. Con questo canale e questo podcast voglio provare a fornire contenuti in italiano riguardanti gli argomenti e i temi con cui si confronta quotidianamente l'anestesista. Nel video precedenti ho parlato di post-operative nausea and vomiting, di nausea e vomito post-operatori, da cui l'acronimo POMV. In questo video parlerò dei tre farmaci più studiati e più utilizzati per la POMV, l'ondansetron, il desametasone e il dropperidolo. Iniziamo dall'ondansetron. L'ondansetron è un antagonista selettivo... Dei recettori 5HT3 della serotonina di prima generazione come il granicetron, il Dolacetron, il Ramosetron e il Tropicetron. Tutti gli antagonisti 5 ht 3 di prima generazione sono ugualmente efficaci sulla POV a patto di usarli a dosi equipotenti. Vanno somministrati in dose singola verso la fine dell'operazione. Hanno tutti il vantaggio, particolarmente apprezzato nel periodo postoperatorio, di non avere effetti sedativi. Riguardo gli svantaggi: potenzialmente tutti gli antagonisti 5 ht 3 di prima generazione possono prolungare l'intervallo elettrocardiografico QT e non vanno usati nei pazienti già a rischio di prolungamento del tratto QT. Il più studiato di tutti gli antagonisti del recettore 5-HT3 per la prevenzione e il trattamento della POMV è l'ondansetron. L'ondansetron si usa anche per la profilassi della nausea e del vomito indotti da chemioterapia al dosaggio di 8 mg o di 0,15 mg /chilo, per via endovenosa. La dose per la profilassi della POMV anche nei pazienti ad alto rischio è più bassa, 4 mg in dose singola per via endovenosa verso la fine dell'operazione. Si raccomanda di non somministrare dosi singole di Ondansetron per via endovenosa maggiore di 16 mg e negli anziani di non superare dosi singole maggiori di 8 mg per il rischio di prolungamento dell'intervallo elettrocardiografico QT. Alcuni anestesisti scelgono di non utilizzare l'Ondansetron nella profilassi della POV per poi poterlo usare fosse necessario per il trattamento. Il trattamento infatti deve sempre includere un antiemetico di una classe diversa da quella usata per la profilassi, a meno che, inizialmente, non sia stata somministrata una dose potenzialmente in adeguata o che l'effetto del primo farmaco sia svanito. Tuttavia alcuni esperti non raccomandano la somministrazione ripetuta di un antagonista 5-HT3. La dose per il trattamento della POMV è sempre 4 mg come per la profilassi. L'emivita dell'ondansetron nei pazienti adulti varia tra 3 e 6 ore. Nei pazienti con insufficienza epatica l'emivita aumenta raggiungendo le 20 ore nei pazienti con grave insufficienza epatica. Passiamo ora al desametasone. Il desametasone è un corticosteroide. Il desametasone è efficace quanto l'ondansetron per la prevenzione dell' PONV e il corticosteroide più comunemente usato e studiato per la profilassi della POV nei bambini. Il desametasone è più efficace se somministrato dopo l'induzione, piuttosto che alla fine dell'intervento. Il desametasone fa parte dei farmaci adiuvanti non opioidi usati nella gestione del dolore post-operatorio. La dose di desametasone per il trattamento del dolore postoperatorio deve essere maggiore di 0,1 mg per chilo per via endovenosa. Per la profilassi della POV sono sufficienti dose più basse di desametasone. Per gli adulti si consiglia di utilizzare 4 mg per via endovenosa dopo l'induzione. Per i bambini 0,25 mg chilo massimo 4 mg per via endovenosa. Il desametasone può essere relativamente controindicato nei pazienti con ridotta tolleranza al glucosio. Il glucosio serico può aumentare da 6 a 12 ore dopo la somministrazione di desametasone in pazienti con e senza diabete. Per ultimo parliamo del droperidolo, un butirrofenone. La classe di antimetici dei butirrofenoni include il droperidolo e l'aloperidolo. Il droperidolo è efficace quando quanto l'ondancetron per la profilassi della POMV viene utilizzato per la profilassi della POMV nei pazienti adulti, mentre non è la prima scelta per la POMV nei bambini. Negli adulti il droperidolo viene tipicamente somministrato come una singola dose endovenosa alla fine dell'intervento. Il droperidolo ha lo svantaggio di avere effetti sedativi. Il droperidolo e l'alloperidolo sono utilizzati per il loro effetto sedativo per il controllo farmacologico del paziente in stato di agitazione psicomotoria a dosaggi maggiori della profilassi della POMV. In generale, le dosi raccomandate per la profilassi della POMV sono più basse di quelle utilizzate per l'agitazione psicomotoria, da 0,625 a 1,25 mg per via endovenosa. Come ha evidenziato la Food and Drug Administration statunitense nel 2001, c'è un potenziale rischio di morte cardiaca improvvisa con l'utilizzo del dropperidolo. Il dropperidolo aumenta l'intervallo elettrocardiografico QT in modo dose dipendente. Alle dosi raccomandate per la profilassi della POMV, il rischio di eventi avversi cardiaci con il dropperidolo è ritenuto estremamente basso. Ad ogni modo, analogamente all'ondansetron, il droperidolo deve essere evitato nei pazienti a maggior rischio di prolungamento dell'intervallo QT. Per quanto riguarda la sicurezza sull'intervallo QT dell'uso in combinazione di ondansetron e di droperidolo, in combinazione droperidolo e ondansetron sono più efficaci che usati singolarmente, senza un ulteriore prolungamento del QT. In ogni caso, per i pazienti che ricevono il droperidolo, può essere opportuno seguire la raccomandazione della Food and Drug Administration di monitorare l'ECG per le CG mie per due o tre ore dopo la somministrazione. Per questa puntata è tutto. Spero vi sia piaciuta. Se è così, mettete like e iscrivetevi a questo canale YouTube e al podcast. Il link è qui in alto. A presto.